Ciao Antonio, intanto grazie per avermi dedicato un po' di tempo per questa breve intervista. E per chi non lo dovesse conoscere, Antonio Valente, mental coach professionista per calciatori e non solo, ormai. E poi ovviamente avrà modo di presentarsi anche meglio lui. Abbiamo iniziato il nostro percorso insieme un po' di tempo fa, un bel po' di tempo fa, è stata una delle prime persone, diciamo, nel percorso imprenditoriale e ancora oggi andiamo avanti a scambiarci opinioni, a comunque far crescere i nostri business, la nostra attività insieme. Quindi benvenuto e grazie del tempo. Ciao Medeo, grazie, grazie mille a te per questo incontro. Mi fa sempre piacere parlare insieme, insomma, soprattutto di questi temi che ormai ci legano da tanto tempo. Allora, volevo farti alcune domande per far capire un attimo come ci siamo conosciuti, che tipo di situazione era, completamente diversa rispetto a quella di oggi e come siamo arrivati fino a qui oggi. Allora, ci siamo conosciuti, qual era la mia situazione quando ci siamo conosciuti ai tempi? Allora, adesso non mi ricordo neanche l'anno, però era parecchio, parecchio tempo fa, eri un calciatore di Serie D, se non sbaglio, all'epoca, avevi appena finito, eri della Juve e iniziavi, eri stato mandato in prestito, se non sbaglio, al Seregno Sì. e ci siamo conosciuti lì perché all'epoca io avevo un'attività, diciamo, ambito e-commerce di servizio. E ci siamo conosciuti tramite una persona in comune e poi da lì stava nascendo Metodo Sincro, che era la mia attività di oggi, che è un business, diciamo, orientato sul mental coaching. All'epoca avevi una grande fame, secondo me, di imparare, una cosa che ti ho sempre, secondo me, ho sempre pensato che fosse la tua grande dote. Sei un ragazzo molto disciplinato, molto orientato agli obiettivi e soprattutto da lì ho capito subito, dalle prime chiacchiere che abbiamo fatto insieme, che eri una persona differente. Magari all'inizio può sembrare anche un po' fredda, però credo che sia il tuo modo di approcciarti a persone nuove e questo ha portato nel tempo poi a conoscerti e capire davvero chi eri. E in molte cose eravamo molto simili. Soprattutto sulla determinazione, sulla disciplina, sull'incredibile certezza che ce l'avresti fatta, a prescindere. Hai piegato il destino fondamentalmente al tuo volere. Questo è stato quello che ho notato, che è un po' quello che ho fatto io. Certo. Io con un po' più di anni, un po' più di fatica, tu diciamo. L'hai fatto, hai avuto, hai trova, hai avuto la bravura, secondo me, di trovare subito le persone giuste che ti indirizzassero e con la tua determinazione, la tua voglia, hai fatto grandi, grandi salti. Ci siamo conosciuti lì, abbiamo incominciato a lavorare insieme alla fine, come mental coach, nell'ambito sportivo, hai avuto subito un grandissimo risultato con l'Albino Leffe, primo anno, e dalla panchina sei passato a titolare indiscusso, diciamo, della squadra, perciò da professionista, nel frattempo mi hai chiesto una cosa, mi ricordo, Anto, voglio imparare a vendere come fai tu. Questa, Mi ricordo. secondo me, la tua grande bravura è stata capire cosa potevi prendere da me. E da me hai preso questo, hai voluto capire come si vende. Il più grande venditore in Italia, Antonio. E No, quanti ancora soldi non lo avevamo valuto. quando ci siamo conosciuti? Pochissimi. Pochi, pochi. Stavamo appena No, iniziando. in realtà io ho fatto le montagne russe nella mia vita e ho toccato le vette e ho toccato il fondo. Quando ci siamo conosciuti io ero al fondo. Mi Mi ricordo. stavo reinventando, stavo ricostruendo tutto. Mi ricordo. E perché ho deciso di lasciare tutto, io sono un pazzo, ho deciso di lasciare tutto. La certezza è quello che avevo costruito nel tempo perché ho capito che non era quello che volevo fare. E ho costruito il metodo Sincro perché ho buttato tutto al vento. Immagina attività che fatturava belle cifre, guadagnavo bei soldi, facevo davvero una bella vita fondamentalmente. Ho deciso di fare un reset di tutto, ripartire da zero, lavorando su quello che era per me importante. E riuscire a fare il lavoro della mia vita, cioè quello che
potesse davvero cambiare la vita alle persone, e ho incominciato a lavorare così. E quando abbiamo incominciato a lavorare insieme, tu mi hai detto: voglio imparare a vendere, voglio imparare a vendere come te. Sì. E appena accendevo il computer, o appena se, alle, a qualsiasi orario, all'una di notte, alle 2 di notte, alle 6 di mattina, a me guardava il coso che ero attivo online e mi scriveva: Anto, sei online? Sì. Oh, facciamo una chiamata. Ho detto: cazzo, sono 2 minuti, ti chiamo? Sì, mi E ho iniziato ricordo. ad ascoltare le chiamate in diretta per capire come facevo a vendere. E la cosa bella, mi ricordo, è stata: ti ricordi quando ti ho venduto il mouse? Sì, mi ricordo la Se bottiglia no, d'acqua e il mouse, sì. la Mi bottiglia ricordo d'acqua e il mouse. benissimo, mi ricordo Mouse, benissimo. ti ricordi che faccia hai fatto quando siamo arrivati in conclusione? Perché eri tu che volevi il mouse. Sì. No, pazzesco. Ma perché poi alla fine questa è la grande verità della vendita, è che se tu sai vendere penne come case, quindi è uguale. Quindi mi avevi dimostrato davanti ai miei occhi per la prima volta che cosa fosse la vendita e come funzionasse il tutto. E ad Perché oggi... la cosa che ti avevo detto, che Sì? secondo me è la grande verità, è che una volta che impari a fare questa cosa, hai l'asset più importante della tua vita. Poi è vero che oggi, se vuoi lavorare online, ci devi costruire tutto il resto, quello che hai fatto tu e l'hai fatto da solo. Quindi sei stato, cioè, tanto di cappello perché hai costruito qualcosa di incredibile, perché ci hai appiccicato partendo dalla vendita. Poi c'è Certo. applicato marketing, traffico, offerte, cioè tutto quello che raggruppa quello che sei oggi. Perché Certo. oggi quello che sei lo rispecchi, diciamo, attraverso la tua vita. Certo. E il metodo sincro, che è un'attività nata 2 anni fa, giusto? O un anno e mezzo? Aprile 2022, Ok. ufficialmente. Io l'ho studiata nel 2021, ci ho messo un anno per metterla a terra perché ho voluto fare una cosa, quello, volevo cambiare vita, quindi volevo fare proprio qualcosa dove da quei prossimi anni costruire un'attività, diciamo, la più grande al mondo. Io quando sono partito il primo giorno, che Mi abbiamo, tu sei ricordo. stato il mio primo calciatore, Mi nel ricordo. 2020-2021, 2021, sei stato il mio primo calciatore. E abbiamo fatto subito i razzi, siamo andati subito a razzo. Da lì ho capito che tutto quello che stavamo costruendo era un potenziale enorme e avrei potuto aiutare tante persone. E da lì, praticamente, il primo giorno, la prima persona che ho inserito all'interno, gli ho detto: tu farai parte della più grande società di mental coaching nell'ambito calcistico. Poi oggi, oltre a questo, e siamo i più grandi in Europa nell'ambito calcio, Esatto. facciamo anche imprenditori altre realtà specifiche. E ad oggi che cos'è metodo sincro? Che numeri stai facendo? Se vuoi condividerli, se no non è un problema. Certo, sì, mi fa Ma piacere. che, cioè, da zero, completamente da zero, partita 2 anni fa, Zero, ogni idea. oggi che cos'è metodo sincro? Quante persone, quanti clienti? Tra l'altro potete andarlo a vedere online, metteremo anche il link magari sotto questo video così potete andarlo Stiamo a vedere. rifacendo tutti i siti, stiamo rifacendo tutto perché adesso siamo diventati un gruppo di società dove il metodo sincro è specifica nell'ambito di mental coaching, specifica nell'ambito sportivo. Siamo ultra specifici nel calcio, siamo i leader, credo, europei sicuramente. Mi azzardo a dire mondiali nell'ambito calcistico, ma l'obiettivo nostro è quello di prendere possesso anche di mercati di altri paesi, proprio perché abbiamo un servizio unico e niente, cos'è? È una società che aiuta nell'ambito sportivo e calcistico i ragazzi o comunque professionisti anche, a ottenere le massime prestazioni utilizzando quella parte che loro non stanno utilizzando, che è la testa, che da quello che hai potuto vedere tu, hai provato sulla tua pelle, vale il. Devi essere sicuramente bravo, cioè l'aspetto tecnico, tattico e fisico devono avere una parte predominante, però dopo la tua resa, noi avevamo una scheda tua, mi ricordo, che tu stavi utilizzando il 60% del potenziale. Certo. Siamo riusciti ad arrivare all'80-90% quando hai fatto davvero prestazioni folli. E i numeri sono, noi oggi siamo 20 in azienda, in un anno e mezzo, quasi un anno e mezzo, praticamente aprile facciamo, il 27 aprile mi sembra facciamo 2 anni, siamo partiti da zero, ero solo io, e oggi siamo in 20 e siamo una società che in questo anno e mezzo ha fatturato 1.400.000 euro, di cui 800 solo nell'ultimo anno, e
ma siamo in una crescita esponenziale. Ottimo. E E quante persone avete aiutato? Quanti clienti avete avuto? E quanto pensi che sia importante il marketing, l'offerta e il traffico per avere successo in questo settore? Oltre alle competenze ovviamente di qualità del prodotto e servizio che devi vendere, perché ovviamente senza quello ovviamente non puoi avere un'azienda che è longeva. Però quanto di tutto questo è marketing, offerta, traffico, tu che vieni anche dall'e-commerce e sai comunque tutta la parte di marketing? Ma guarda, parte, io credo che sia l'80 se non il 90%. Cioè, allora, dobbiamo partire da un presupposto. Secondo me lanciare un'azienda è una cosa, gestirla, cioè crescere, è un'altra. Sono due proprio step completamente diversi. Se tu parti da zero, comunque con la tua attività, e non sei capace a comunicare, quindi, cioè, io di mental coach non è che non ce ne sono. È pieno zeppo, perché noi siamo gli unici e i soli fondamentalmente a ottenere questi risultati. Perché? Perché noi sappiamo fare l'80%, quel 20% che produce l'80% dei risultati. E cos'è quel 20%? Il principio di Pareto, no? 20% delle azioni che produce l'80% dei risultati e viceversa. Gli altri fanno viceversa, noi siamo quelli dalla parte giusta fondamentalmente. Quali sono quelle caratteristiche? Saper prima di tutto avere un'offerta accattivante, due, saperci portare il traffico giusto e tre, portarlo in grandi quantità. Questi sono i fattori. E questa è la prima fase, difatti siamo cresciuti in maniera esponenziale. Ok? Se Certo. tu vedi mese con mese, il primo mese di aprile abbiamo fatturato, guardavo l'altra volta i dati. Abbiamo fatturato tipo 1.000 euro, una cosa del genere, poi il mese dopo 2.000, poi abbiamo fatto 10.000, poi abbiamo fatto 30.000, poi abbiamo fatto 80.000, siamo arrivati a 90, 100.000, quasi più di 100.000 euro al mese. Cioè, qual è il tema, no? Il tema è questo, che questa è la prima fase, poi se tu il prodotto ce l'hai scadente, logicamente tutto il Finisce, castello crolla. certo, E certo. normale. Questa è la parte iniziale, che è la più importante ed è quella che la maggior parte delle persone non è in grado di fare perché fondamentalmente servono una montagna di competenze. O servi tu, servono persone come te che l'hanno fatto e decidono di mettere a terra tutte le loro competenze con il servizio che tu stai facendo, che ho avuto modo di poterlo vedere. È una cosa che se l'avessimo avuto tra le mani Quando abbiamo tipo iniziato. anni fa, quando abbiamo iniziato, cioè ci saremmo risparmiati, credo, ma non lo so quanti anni e quante fatiche, comunque Quanti non soldi sembra persi? semplice. No, però diciamo che lì c'è già la strada. E partire avendo già una mappa chiara di quello che bisogna fare è, credo, l'80% della fatica. Ok? Certo. Poi, nel nostro lavoro, credo che il successo dipenda tantissimo dalla determinazione oltre che dalla mappa. Ok? Noi siamo partiti Sicuramente. senza mappa, ma con una fortissima determinazione. E ce la Siamo siamo fieri del costruita la risultato. mappa poi. Siamo costruiti la mappa. Adesso le persone che vengono dopo hanno la possibilità, attraverso questo servizio, di avere un qualcosa di davvero, cioè, fuori dal normale. In Italia non credo che ci sia qualcosa del genere. Grazie intanto, ma due altre cose, poi ti lascio, due altre domande. Per le persone che pensano che fare 10.000 euro al mese sia una roba impossibile o inarrivabile, no? Uno, già ride. Uno, perché secondo te la gente pensa in questo modo e cosa diresti a questa tipologia di persone? Uno, non è, primo, voglio dire che non è colpa loro, prima cosa. Non Certo. è, lo rido non per prendere in giro, anzi, perché in passato ero così anch'io. Credo che anche tu all'inizio, ti Certo, ricordi tutti, quando tutti lo parlavamo, siamo. quando faremo 10K a mese? 10K era una cosa, oggi se faccio 10K a mese mi sparo, cioè, capito? Sì, Ma ma è così. Esatto. perché significa che è stata una tragedia. Comunque, detto questo, allora, uno sono il contesto, che secondo me è determinante. Il paese, secondo me, cioè, se fossimo vissuti in America, fondamentalmente, lì, fin da piccolo, fin dalle scuole, se qualcuno magari, non so, fa una cosa la più banale
la più banale, posso dire, ti dicono che sei bravo, che comunque ti cercano, cioè c'è una forte autostima che cresce all'interno di te proprio dato dal fatto del contesto che è potenziante. È per questo che secondo me l'America è un mercato, è un paese dove comunque ognuno di noi deve entrarci in qualche modo per cercare di capire come la mentalità in quest'ambito sia diversa. Certo. E lì con poco fondamentalmente, magari tu sai fare una cosa neanche tanto bene, però lì per loro sei un dio Certo. fondamentalmente. Sì, non ti mettono i paradigmi che ti mettono in Esatto, Italia. in Italia è tutto il contrario. La maggior parte delle... Scusate, la maggior parte delle persone praticamente non riesce a raggiungere determinati livelli, perché è normale che sia così, ok? È sempre una percentuale, perché ottenere questi risultati devi avere mappa, devi avere determinazione, ci sono tanti fattori, no? E molto spesso le persone non è che hanno tanta voglia di fare determinate cose, ci sta. Il problema è che dopo tirano giù gli altri, soprattutto in Italia. Quindi se qualcuno ce la fa, o è un ladro, o ha rubato, o sono tutti più o meno invidiosi, una cosa del genere, e poi è più facile tirare giù le persone per metterle a tuo livello che tu doverti tirare sulle maniche e fare la strada per arrivare al livello delle altre persone che Esatto. magari ce la stanno facendo. E questo Agganciandomi a è un questa paradigma. cosa qui, volevo chiederti, tu che avevi comunque una vita, allora, sto pensando alle persone che magari ci guardano in questo momento, no? Che magari hanno un lavoro dipendente come il 90% delle persone, o comunque sono dei liberi professionisti, ma vogliono cambiare perché capiscono che non gli piace più quello che vogliono fare e vogliono trovare una soluzione, no? Tu questa scelta qui l'hai fatta. Io questa scelta qui l'ho fatta lasciando il calcio, facendo adesso quello che amo full time e via dicendo. È difficile farla, sì, ma cosa hai pensato in quel momento? Cosa ti senti di dire a queste persone qui che vogliono cambiare vita ma non l'hanno ancora fatto e devono prendere azione, devono fare azione, devono farlo? Quello che mi sento di dire è questo, è che io avevo un mutuo, cioè ho due figli e all'epoca avevo un lavoro che mi garantiva tutto quello che potevo immaginare, stavo molto bene, vivevo al di sopra della media, diciamo, e stavo benissimo, stavo abbastanza bene, però dentro di me non stavo bene. Non stavo bene perché dentro di me io sentivo di poter essere una persona che doveva contribuire, crescere e contribuire. Questi sono i due grandi valori che ho e che mi porto avanti tutti i giorni. Quando mi sveglio la mattina penso: cosa vuoi fare nella vita? Voglio crescere e contribuire, cioè continuare a crescere e fare qualcosa che aiuta le persone, aiuta gli altri a raggiungere i propri obiettivi. Questa è stata un po' la cosa che mi ha fatto scattare, no? La miccia che dopo si è tramutata cioè io ho dovuto dire ai miei genitori, alla mia compagna, ai miei figli che lasciavo tutto, si ripartiva con 0 euro, anzi avrei dovuto investire quelli che avevo messo da parte per un progetto che, boh, chissà se avrebbe portato risultati. Logicamente io ho fatto davvero una cosa un po' rischiosa, ma rischiosa per gli altri, agli occhi degli altri, dentro di me. Sapevo che in qualsiasi caso ci sarei riuscito, avrei patito la fame e ce l'avrei fatta. E per le persone che invece oggi non si sentono soddisfatte di quello che hanno in questo momento e sentono di valere di più, io credo che quello che si devono pensare è quanto vale la vita dei tuoi sogni o comunque realizzare i tuoi sogni da qui fino a quando morirai, rispetto a continuare a fare quello che stai facendo ora. Cioè, io ho immaginato questo nella mia testa, no? Se io penso di valere molto di più di quello che sto producendo, se io penso che quello che sto facendo non porta crescita e contribuzione, comunque in minima parte, e so che potrei fare molto di più e avere un essere, avere, diciamo, sicurezza per la mia famiglia, poter non guardare cosa compro, Libertà di poter tempo. viaggiare, poter fare tutto quello che voglio, fondamentalmente, e avere la libertà, come dici tu, di luogo, oltre che economica, che è fondamentale. Io dico, se io potessi scegliere questa vita rispetto a una vita, a quella che facevo prima, che mi Mediocre. svegliavo, esatto, una vita mediocre, che a me non piaceva, che dopo ognuno è diverso, no? Però a me non piaceva, cioè a me non piaceva tutte le mattine dovermi alzare alle 8 per andare in macchina a fare 200 km al giorno, 300 km al giorno, avevo un'agenzia di rappresentanza molto importante,
e ritornare indietro la sera senza aver visto la mia compagna, i miei figli, o dover andare a Roma a fare una riunione dove tu arrivi lì alla riunione e capito, fai 2 ore di riunione. Poi mangi cacio e pepe e poi torni a casa. E io dico, non potevamo farlo online invece di farsi 1.000 km, Cioè. invece di fare. Cioè, erano proprio dei concetti che non mi entravano più in testa, che non volevo più. Sprecavo un sacco di tempo in autostrada, fermo per le code, per questo. E io dicevo, ma sto tempo qua non posso investirlo in maniera diversa. Non posso creare qualcosa che. E da lì è successo tutto e credo che le persone, la comparazione che devono fare è la vita che. Di si prospetta rispetto a quello che stanno facendo adesso, che se gli piace devono tenersela stretta. Ma Certo. se non sono soddisfatti, ok, io credo che avere gli strumenti, avere la mappa come quella che vi stai per fornire, piuttosto che avere un supporto da una persona che ha già fatto questa roba qua, vale quel gap che c'è fra 10 anni della vita che avrai rispetto alla vita Sì. che avresti potuto avere. Non so se sono stato chiaro, Certo, molto. E poi la differenza sostanziale, oltre ad avere la mappa, è che quando tu hai iniziato hai investito soldi, hai dovuto avere competenze comunque di anni e anni di esperienza, quindi investito in risparmi, Dovuto fare 10 anni di competenze, advertising, diciamo, esatto, e prendendomi i soldi. comunque rischiando molto, no? Cioè il Ho rischio rischiato tanto. imprenditoriale c'era. Adesso con la mappa che c'è, come la chiami tu, comunque con tutte quelle competenze che io ho messo, c'è cioè il rischio imprenditoriale è zero. Perché c'è il Sì, traffico no, organico, sì. quindi non spendi, perché c'è una questione di arbitraggio che puoi prima prendere i soldi, incassare e poi pagare i fornitori. C'è una cosa completamente diversa che prima non c'era come competenze. Oggi quando lanciamo un business, ti ho fatto l'esempio di protocollo, ok? Sì. Un'email, 8.000 euro. Certo. Cioè, di più, 10.000 euro. Già incassati, poi abbiamo fatto le rate, abbiamo fatto quello. Un'email, Certo. 27. 27 dicembre inviata, Soldi che ricordo? investiti? Zero. Zero. Perché allora abbiamo fatto il lavoro prima, Certo. logicamente. Certo, le Quindi abbiamo competenze, tutto quello che hai costruito fatto prima, qualcosa, certo. costruito e dopo fai così e li fai. Però quello che voglio dire è che non voglio dire che è semplice, Assolutamente ok? no. No, per arrivare fino a quel punto non è stato per nulla semplice e soprattutto perché abbiamo dovuto investire tempo, errori, che quanto valgono gli errori. Se avessimo avuto qualcuno che dall'altra parte era già dall'altra parte della riva, ci diceva: no, ragazzi, guardate, venite un po' più a destra, guardate che un po' più in là c'è un sentiero, invece di continuare a cercare di superare da questa parte il sentiero, Certo. no? Cioè, quanto vale quella roba lì? Vale soldi, energia, tempo e la cosa più importante è l'energia. Molti pensano ai soldi, ma i soldi si fanno e si bruciano. Molti hanno il telefono da. L'ultimo iPhone, io me ne potrei cioè, non è che non mi posso permettere l'ultimo iPhone, capito? Ma Certo. l'ultimo iPhone lo prendo a mia figlia, magari, mio figlio o alla mia compagna. Io mi tengo il 2011, finché non è sfondato, questo me lo tengo. Ok, perché? Perché se quei 5, quei 700-800 euro li investo nel mio business, che ne faccio altri 10, aiuto le persone. E le persone sono riconoscenti, capito? Quindi quello che voglio far capire è che se adesso Amedeo, prima di fare questa intervista, ho voluto vedere il prodotto, perché noi siamo ormai siamo diventati amici e lui lo sa. Se io non credo fortemente in quello che fa, non faccio assolutamente non farei, non metterei mai la faccia, perché oggi quello che conta più per me è la faccia, è quello che faccio. È la mia reputazione, ok? Perché credo che me la sono costruita nel tempo, è stato e anche per amicizia non me la metterei mai repentaglia, Certo. no? Quando lui mi ha fatto vedere prima di questa intervista il percorso che voleva dare, e dopo gli ho detto va bene, e chi se lo può, cioè nel senso, e in quanti potranno accedere a questo percorso, lui mi ha detto: guarda, ti dico l'offerta, così mi dici tu. Quando ho visto l'offerta, io ho detto, cioè, sono rimasto a bocca aperta perché ho detto, tutto questo valore per questa offerta mi sembra, come posso dire,
Non mi sembra giusto. Non mi sembra giusto. Devo dire le parole come stanno. Non mi sembra giusto. Perché io dico, io mi sono dovuto fare un culo così. Scusate il termine. Certo. Mi sono dovuto fare quante notti, quanti libri abbiamo dovuto leggere, quante cose abbiamo dovuto testare, quante cose abbiamo dovuto fare, quante notti insonni, quante volte non sono andato a prendere mia figlia o mio figlio per stare qui a martellare, per cercare di fare test, fare questo, fare quest'altro. E adesso questa cosa la rendi accessibile con il tuo... Va bene, adesso non so se ci può parlare. Sì, sì, va, con il mio supporto, certo. Con un valore assurdo che è avere già la mappa, avere una persona che ti aiuta nel percorso, cioè è ad un prezzo che veramente, se penso al gap di cui parlavamo prima, cioè è folle, ok? È quello che avrei voluto avere quando ho iniziato. Questa è la cosa che credo fortemente. Questo è il servizio che avrei voluto avere dal giorno zero. Mi sarei indebitato, come ho fatto, per fare le ads, per testare a fare mille cose. Prima di lanciare uno store di successo, ne ho fatti 6 dove ci ho perso soldi e sono arrivato con le pezze al sedere. Però l'ultimo che ho lanciato, che è stato il 6º, io non so perché, per quale strano motivo, però l'ultimo è partito e abbiamo fatto 60-70k a mese. E dopo da lì ho lanciato quell'attività, certo, all'epoca. Però questo è quello... E niente, mi sembra quasi ingiusto, ecco. Perciò spero vivamente... Allora, prima di tutto ti faccio i migliori auguri per questa nuova... Grazie. Per questo percorso. Io ho detto una cosa quando mi hai fatto vedere, diciamo, tutto il servizio. Ho detto, io vorrei che le persone vedessero con i miei occhi. Perché se avessero la possibilità di vedere quello che abbiamo passato insieme per poter raggiungere questo obiettivo, perché tutti vedono la piscina, tutti vedono che sei a Bali, tutti vedono l'orologio, la maglia, mi vedono da tutte le parti sulle pubblicità e quant'altro e pensano che fare questa cosa qui ci sia costato poco, ok? Ma io so il reale, io so, la mia compagna, i miei figli, la mia famiglia sa quanto mi è costata questa cosa e io so cosa hai dovuto fare tu per raggiungere quella cosa lì, no? Eppure essendo io, quando parlo con la mia compagna, dico, io se volessi rinascere qualcuno nella mia vita vorrei rinascere a me, perché io alla sua età non avevo questa testa che ho oggi, invece tu alla tua età hai la testa che io ho oggi, capito cosa voglio dire? E nascere con questa testa, con questa visione di costruirsi il futuro a 19 anni, cioè credo che sia stata la tua ricchezza che dopo ti porterai per tutta la vita, che la ricchezza, non parlo di soldi, i soldi, come dico, sono uno strumento che oggi che ne ho, e oggi che tu ne hai, hai capito che ti permettono di mettere in pratica quello che ti piace, senza pensieri. Di essere chi ma sei. La tua vita, tu non sei cambiato, cioè quello che voglio dire, no? Che tu come persona sei la stessa, sei quello che... Ma magari si fa 10 Red Bull per stare 72 ore in piedi per fare il prodotto migliore. Capito cosa voglio dire? Esatto, che poi vengono a prendermi con la flebo. Quando la maggior parte delle persone cosa farebbe? Starebbe lì in piscina a prendere il sole e questo e quest'altro. Tu lo fai nel tuo ritaglio di tempo che ritieni opportuno. Poi quando c'è da lavorare 72 ore a 24 a testa bassa per dare il miglior servizio, il miglior prodotto e tirare fuori i migliori, le persone future che otterranno i tuoi risultati di oggi. Certo. Quindi anche per te è la stessa cosa, credo. Crescita, contribuzione. Sempre. Crescita perché non sei mai stanco di crescere. 2, contribuzione perché non sei mai stanco di aiutare gli altri a raggiungere i propri obiettivi. Alla fine siamo molto simili sotto questo aspetto. Esatto. Grazie, Anto, davvero. Bellissima intervista. E si vede che proprio col cuore parli, col cuore in mano. È così. E niente, grazie. Tanto ti lascio tutti i link social, così potete andarlo a vedere, potete seguirlo, il più forte mental coach d'Europa e ormai imprenditore di ultra successo. E niente, grazie ancora di tutto. Figurati. Ciao, buona serata.